Il Rosatellum bis ha passato il vaglio della Commissione e adesso arriverà in aula. Questo tentativo sulla legge elettorale ha due aspetti su cui riflettere. Il primo riguarda le chance che questa legge riesca a vedere la luce, che passi l'esame delle due Camere, e su questo il punto interrogativo è ancora molto grande, nonostante l'ok della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Molti sono i dubbi sulla tenuta in aula, soprattutto a causa dei voti segreti che potrebbero attrarre i franchitiratori, e sono numerosi in Parlamento i deputati che potrebbero scegliere di impallinare la legge perché magari preoccupati che il nuovo meccanismo non garantisca la rielezione di tanti dei parlamentari attualmente in carica. Questo è sicuramente l'ostacolo principale. L'altra questione è il merito della legge. Sicuramente ci sono delle luci e delle ombre. Non si può rimproverare a questa legge di non garantire una maggioranza certa, perché questo è un discorso che varrebbe per qualunque sistema elettorale. E in un paese in cui il sistema, le scelte degli elettori sono suddivise sostanzialmente su tre poli, non è una legge elettorale, nessuna legge elettorale che può garantire una maggioranza certa. Toccherà poi al Parlamento trovare una soluzione se, come è probabile, nessuno avrà i numeri. Restano invece alcuni dubbi su dei nodi che da tanti anni sono aperti, il principale dei quali resta la possibilità di scegliere i propri parlamentari. Su questo la legge fa un piccolo passo avanti perché con il candidato di collegio, gli elettori hanno un nome certo da votare che sarà il rappresentante del proprio territorio. Rimane però, diciamo, un vulnus sulla possibilità di scelta, visto che insieme al candidato di collegio ci saranno dei candidati bloccati. Questo significa che alla fine, col meccanismo dei collegi sicuri e col meccanismo delle liste bloccate, i partiti continueranno ad avere una presa molto forte, un potere di indirizzo enorme sulla scelta e l'individuazione dei parlamentari, con la sottrazione di questo diritto che da tanti anni viene negato agli elettori. Vedremo se su questo si andrà avanti, sulla strada tracciata o ci saranno possibili sorprese. Sicuramente non è il modello ideale per restituire agli elettori il potere di scelta.